Storia di Motoestate incontra oggi un pilota che è una vecchia conoscenza dei trofei Motoestate. Era da tanti anni però che non ti vedevamo nel paddock. Allora, cosa fai qua? Allora, sono tornato a correre dopo 13 anni di assenza perché mi sono fatto male, allora adesso ho ricominciato a correre con i diversamente disabili, un gruppo di pazzi scatenati che mi hanno accettato, sono molto fiero di correre con loro. E io vengo, sono partito nell'85 ancora, si chiamava ancora Motoestate, si chiamava Trofeo Motorcraft, dopo ho fatto qualche gara negli anni successivi, sempre nella Motoestate, quindi risultati alteri, qualche gara vinta, qualche piazzamento, qualche caduta. Parliamo un attimo della tua carriera, perché tu sei molto modesto, ma sei stato tra gli anni 80 e gli anni 90 uno dei protagonisti indiscussi del motociclismo nazionale. Beh, insomma, ho vinto diverse gare, ho fatto dei bei campionati, qualcuno ha vinto anche, per fortuna. Mi sono divertito tantissimo poi nel 2006, 2007, 2008 che ho riuscito a partecipare al Mondiale Endurance, una squadra incredibile, di runner bike composto da Max Motor, c'era Livo Bellezza, Stefano Cordar, degli amici bellissimi, abbiamo fatto delle gare molto belle, siamo andati terzi in campionato e abbiamo fatto delle belle gare con bei divertimenti, insomma. Poi tu avevi un'altra passione e purtroppo ti ha procurato questo serio infortunio dal quale sei uscito brillantemente. Anche lì ci vuole molta fortuna. Sono caduto da circa 25-30 metri col parapendio, mi sarei chiuso e ho avuto dei mesi bruttissimi, ero paralizzato dall'ombelico in giù. Però ho avuto una fortuna immensa che sono riuscito a rimettermi in piedi, un pochino per merito mio, ma la fortuna sicuramente mi ha aiutato. Adesso sono in piedi, cammino con le mie gambe, ho ricominciato 5 anni fa, ho fatto un incidente, ho ricominciato a camminare e quest'anno ho ricominciato ad andare in moto. Ecco, perché la tempra del pilota non si smentisce mai, ti ha aiutato nel periodo difficile della riabilitazione e questa tempra ti ha riportato in sella fino a tornare all'Endurance. Beh, allora la sensazione è stata bellissima perché sono tornato su una pista meravigliosa dove abbiamo fatto dei bei risultati, però adesso stiamo facendo delle gare di contorno al Mondiale Endurance, più diversamente disabili, però essersi lì è già una roba bellissima, una figata. Il tuo obiettivo per quest'anno è quello di non chiudere con le gare nazionali, hai ancora qualche velleità internazionale? Beh, l'ultima gara che faremo ad ottobre a Jerez la Frontera, siccome sono rimontato in sella quest'anno ho un sacco di illusioni da togliere e ancora ne ho addosso, però non mollo fino alla fine, io ci credo, una gara mi piacerebbe vincerla. Ivo, non mi resta che lasciarti il microfono per raccontare o invitare chi come te ha avuto un infortunio o un problema e guarda le moto con tanta voglia di salire in sella. Per me risalire in sella è stato come ricominciare a vivere. Penso di aver guadagnato 10 anni di vita quest'anno. E dico che non bisogna mai mollare, perché uno che ha voglia di fare qualcosa migliora prima e ti dà una grossissima mano. Poi se trovi una squadra come la mia, il Team Max Motor qua, e che è una famiglia, che loro mi seguivano anche nel Mondiale Endurance, così per me è stato come andare in paradiso quest'anno, davvero, veramente.